Sottorete, tutto il volley di Siena e provincia dalla Serie A2 alle altre categorie. Interviste, ospiti e approfondimenti. E bentornati su Sottorete, il palcoscenico del volley, tantissimi ospiti, visto che ieri c'è stata la partita delle Amavilla Sesena che è riuscita a vincere 3-0 contro la Calogna Agnelli Bergamo, per questo non potevamo non avere Vincenzo Spadavecchia. Grazie, grazie per l'invito. E poi abbiamo anche il nostro Lorenzo Agnelli, che non è l'Agnelli della Calogna Agnelli Bergamo, è tutt'altro, con il suo punto del volley dettagliatissimo. Buonasera. E la giocatrice del CUS Siena Volley, Guia Miserendino, scusate. Buonasera. Partiamo subito a parlare delle Amavilla Sesena, che è riuscita ieri a stracciare 3 punti contro la Calogna Agnelli Bergamo. Una partita di A2 che devo dire, insomma, è stata sicuramente una partita decisiva, dove nel terzo set si è visto anche una squadra avversaria risvegliarsi, giusto Lorenzo? Esatto, tra l'altro ieri sera si è giocata la penultima giornata di questa pool promozione, dove appunto le Amavilla è riuscita a rifarsi rispetto a 2 settimane fa e vincere 3-0 contro la Calogna Agnelli Bergamo. Vince però anche la capolista BCC Castellana Grotte 3-0 sulla VBC Mondovì. Vince invece il derby laziale, la Ceramica Globo Civita Castellana in trasferta 3-1 sulla Mauris Italiana Assicurazioni Tuscania. Vince 3-0 in casa Santa Croce contro la Conad Reggio Emilia e incredibilmente vince ad Aversa la Sigma Aversa 3-2 contro la Monini Spoleto. Partita appunto in cui la Amavilla, come abbiamo detto, si rifà brillantemente rispetto a 2 settimane fa, perché aveva perso proprio a Bergamo 3-0 contro la Colonia Agnelli Bergamo. È una partita a senso unico, tranne appunto, mi ha detto Simona, nella parte finale del terzo set, dove i ragazzi di Bergamo hanno reagito un po' al gioco molto duro dell'Emma Villas. I ragazzi di Toffoli sono riusciti, a differenza di 2 settimane fa, a contenere gli attacchi della punta di diamante di questa squadra bergamasca, cioè dell'opposto Hogendorn. Infatti ha segnato soltanto 11 punti contro i 27 di 2 settimane fa, ma soprattutto sono andati molto bene Padura Diaz con i suoi 20 punti e 58% in attacco, Patriarca che ha messo a segno a 9 punti con l'80% in attacco e soprattutto Fabroni, perché oltre ad aver gestito benissimo tutta la squadra è riuscito a fare 3 ace e 4 muri, soprattutto in momenti molto decisivi. Ha giocato molto bene anche Leonardo Battista, che ha volato in difesa veramente come un grandissimo libero, e anche il nostro ospite Vincenzo Spadavecchia, che comunque ha messo a segno un muro nel terzo set quando Bergamo era riuscita a aggredire un po' l'Emma Villas, ma ha chiuso così le porte e si è portata a casa quindi il match da 3 punti l'Emma Villas. Ecco, per questo voglio chiedere intanto a Vincenzo Spadavecchia, visto che per alcune partite ci ha fatto sentire la sua mancanza, intanto com'è stato questo rientro? Sì, va bene, sono stato una settimana fermo per infiammazione al tendine del quadricipite per un eccesso di pesi con Omar, ma niente di grave. Dopo una settimana subito mi sono rimesso con lo staff fisioterapico, con Francesco e Lorenzo, sono rientrato alla grande, sono davvero contento perché mi hanno davvero supportato anche a livello mentale, perché non è facile stare fuori in un periodo così difficile, appunto in questa promozione dove tra un po' si avvicinano anche i playoff, quindi certo, aumenta anche la tensione. Certo, certo, quindi tensione la che voglia ieri di rientrare c'è. Prima si fa, meglio è, per quello volevo subito risolvere questa questione, infatti per una settimana appunto ho risolto tutto. Ecco, come dicevamo, insomma, sicuramente partite importanti che si giocano, tanti impegni settimanali, questo vuol dire anche fare un lavoro fisico importante che può portare anche a qualche piccolo infortunio, abbiamo visto anche ieri lo stesso Andrea Cesarini. Ecco, quanto è importante, abbiamo chiesto anche la scorsa settimana sia a Fabrizio Becatti del CUS Siena che anche al preparatore atletico della Mezzana, quanto è importante il lavoro ora atletico, fisico, per riuscire ad avere la meglio poi nei playoff? Importantissimo. Poi questo dipende da Omar come ci vuole far lavorare, noi ci fidiamo a occhi chiusi di lui, è un grande preparatore, secondo me arriveremo ai playoff belli carichi e forti, sono convinto. Ecco, partita di ieri, come abbiamo detto, primo e secondo set dove non c'è stata storia per la squadra avversaria, nel terzo, come poi ha ricordato anche Padura Diaz e dopo lo sentiremo, non è stato tanto un calo vostro quanto l'altra squadra che ha rischiato veramente molto di più.
Sì, l'altra squadra ha rischiato, anche in battuta hanno tirato tantissimo e durante gli altri due set sbagliavano. Nel terzo set entravano le battute perché ovviamente eravamo avanti di tanti punti, cioè loro spregiudicati ormai appunto avanti di tanti punti tiravano, se entrava entrava, appunto entrava e ci hanno messo parecchio in difficoltà, però siamo stati noi bravi su 22-20 a reagire da squadra. A non guardare i punteggi, a crederci sempre fino alla fine, abbiamo avuto la meglio, appunto, vincendo 3-0 ai punti, cioè ad oltranza. E invece qui accanto a me c'è una giocatrice del CUS Senapoli che tra l'altro abbiamo scoperto anche tifosa della Legione Bianco-Blu, quindi questo accomuna anche i nostri due ospiti. Giovanissima, classe 2003, che insieme alla squadra dell'Under 14 sta facendo sognare le ragazze del CUS Sena perché sono riuscite a uscire dalla fase territoriale, ma di questo parliamo dopo perché prima vogliamo analizzare anche il campionato di Serie B2 che vede protagoniste le squadre, la squadra del CUS Sena. Ecco, com'è andata questa settimana? Purtroppo non molto bene questa 19ª giornata del campionato nazionale di B2 femminile perché la Convergenza Cussiena purtroppo perde 3-1 contro la fortissima squadra della Corplast Corridonia proprio in casa. Corridonia che tra l'altro è una delle migliori squadre del campionato perché è in terza posizione in classifica. Mentre con questa sconfitta il CUS Siena, la Convergenza Cussiena rimane in settima posizione, ma adesso però le inseguitrici, in modo particolare l'Acqua Sparta di Terni, è veramente alle spalle, infatti è a 22 punti in ottava posizione, soltanto a meno 1. Si è inoltre sottigliata anche la distanza con la zona playout, perché adesso è a 19 punti, quindi ha soltanto 4 punti di distanza. Prossima partita sarà invece una trasferta forse un po' più alla portata di mano, anche se è sempre molto difficile, perché giocheranno contro la OMG Galletti Valleceppi, che è sesta, quindi proprio sopra la Convergenza Cussiena, a 34 punti. Quindi, come ha detto Simone, abbiamo un po' una promessa del Cussiena giovanile, perché è vero, è un under 14 molto molto giovane, ma non posso che chiedere alla nostra ospite se ha come ambizione, come sogno, quello di giocare in prima squadra in B2. È sicuramente uno il mio più grande obiettivo pallavolistico, quindi un domani, perché no, ecco. Ecco, non è facile riuscire a andare oltre la fase territoriale, infatti siete state l'unica squadra al momento che insomma, è riuscita a vincere contro le squadre aretine, abbiamo visto l'Under 16 ha lottato, poi non ce l'ha fatta, l'Under 18 la stessa cosa, invece l'Under 14 è riuscita ad andare avanti. Intanto qual è stata la chiave per riuscire comunque ad avere la meglio contro la Jus Arezzo, comunque una società, una squadra che impronta molto seriamente il suo lavoro? Dunque, all'andata abbiamo vinto 3-1 e al ritorno abbiamo perso 3-1, però grazie al Golden Set siamo riuscite a vincere e a qualificarci prime e arrivare alle regionali. Ecco, proprio per questo infatti passo subito la parola al nostro Lorenzo Agnelli, così ci fa un dettagliatissimo punto anche sull'Under 14. Oggi siamo scese anche di categoria, solitamente analizziamo le serie D, le serie C, invece oggi è giusto analizzare anche l'Under 14 una Certo. volta che usciamo e sbarchiamo dalla provincia. E poi arrivati a questo punto, quindi non possiamo veramente seguire le imprese di queste giovani ragazze, che appunto, come ha detto la nostra ospite, innanzitutto hanno vinto le semifinali contro il Volearno Montevarchi, vincendo 3-0 sia a Montevarchi Varchi che a Siena. Poi però sono passati in finale, nella finale interterritoriali, vincendo appunto in casa 3-1 contro la Jus Pallavolo Arezzo e perdere poi ad Arezzo sempre 3-1 e quindi giocarsi poi il Golden Set stravinto 15-6. Per questo si sono qualificate prime nella loro pool interterritoriali e andranno a giocare proprio domenica prossima, 19 marzo, alle ore 11 a Casciavola di Pisa contro la Metaltubi Volley Club Cascinese. Ritorno sarà la settimana successiva, il 26 marzo, che si giocheranno in casa e quindi in caso se faranno lo stesso risultato dell'andata avranno la possibilità di giocarsi il Golden Set in casa. Ecco, proprio rispetto a questo volevo chiedere a Guia intanto se sentite un po' la pressione, visto che quest'anno siete veramente l'unica squadra che è riuscita ad uscire fuori dalla fase territoriale. Dunque, sicuramente un po' sì, però il gioco di squadra ci aiuta, siamo veramente un bel gruppo e quindi.
puntiamo sempre ad arrivare più in alto. Lo stesso Fabrizio Vecatti ci ha ricordato la scorsa volta che insomma siete uno dei gruppi più promettenti del CUS Siena, insomma siete riusciti comunque a dimostrare tanto già in questi anni. Ecco, invece rispetto a questo un po' di responsabilità insomma in più c'è? È un pochino, però speriamo bene, ecco. Ecco, quanto vedi distante la sua possibilità di essere poi in prima squadra? Insomma, ci sono ragazze giovanissime anche del 2001 quest'anno. Sicuramente devo crescere ancora molto, quindi, però comunque speriamo di arrivare in prima squadra bene, insomma. Ecco, il nostro Vincenzo, che sicuramente poi dopo ci racconterà anche come ha iniziato a giocare a pallavolo, però già giovanissimo, perché classe 93, quindi sicuramente giovanissimo. 5 anni gioco, non è tanto. Da 5 anni non è tanto, ecco, quindi questo sicuramente ne parleremo dopo. Che consiglio ti senti di dare alla nostra Guglia? Niente, allenati sempre al massimo e dai sempre il sangue a ogni allenamento. Buttati su ogni palla, dai sempre il massimo in tutto quello che fai, ma non soltanto nella vita sportiva, anche nella vita fuori dalla palestra, e vedrai che poi tutti gli obiettivi che vorrai raggiungere un giorno li raggiungerai. E visto che vogliamo far sognare sia anche le nostre telespettatrici ma anche la nostra Guglia, ora è il momento di passare al punto sulla 1 femminile. Esatto, tanto siamo in scia. E per quanto riguarda invece la 1 femminile, si è giocata la 20ª giornata, nonché terz'ultima di questa regular season. E ci sono già due verdetti, intanto che Limoco Volley Conegliano, fresca campionessa della Coppa Italia e anche campionessa d'Italia uscenti, sono già matematicamente prime in classifica. L'altro verdetto invece un po' più triste è che il Club Italia è matematicamente retrocesso in A2, ma ora guardiamo tutte le partite dove Limoco Conegliano ha vinto per 3-2 in trasferta sulla Unetta Yamamae Busto Arsizio. Un grande testa a testa con una grandissima Diouf che ha segnato 28 punti, ma Conegliano con Fossette e De Cruyff si è dimostrata essere molto più cinica nei momenti chiave. Nonostante l'assenza della punta di diamante di Casalmaggiore, Fabris operata settimana scorsa al menisco, vince la Pomi Casalmaggiore 3-1 sulla Foppa Pedretti Bergamo. Ma tanti gli applausi sono per la Foppa Pedretti Bergamo, perché entra in campo nel sestetto titolare una ragazzina direttamente dall'Under 16, cioè Valeria Battista, classe 2001, e segna ben 16 punti, insomma, quindi anche un po' in linea anche con la puntata di oggi. Continuiamo, la Legionor Meccanica Modena stravince 3-0 contro il Bisonte Firenze. La Savino del Bene Scandicci perde in casa 3-2 contro la Igor Gorgonzola Novara. Decisivi sono stati i 27 punti di Barun e la grandissima prova di ricezione del libero Sansone, con il 92% di ricezioni positive, incredibile. La Metalleghe Montichiari vince 3-0 contro il Club Italia, e come abbiamo detto Club Italia matematicamente retrocesso in A2, mentre Montichiari può ancora lottare per la salvezza. Ed infine la Sogella Team Monza perde in casa 3-1 contro la Sud Tirol Bolzano, una Sud Tirol Bolzano che è ottava in classifica e può ancora sperare nella fase successiva dei playoff. Ecco, in questo poi ping pong che facciamo ogni volta nella nostra trasmissione non ci resta altro che sentire le parole di Renato Russomanno, quindi rientrare nel capitolo Emma Villas Siena, visto che c'è ancora tantissimo da dire. Ieri partita super anche da parte sua, quindi sentiamo le sue parole. Sì, certo, abbiamo giocato bene, ma secondo me soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento. Oggi l'atteggiamento in campo che abbiamo avuto è di campione, dobbiamo rimanere così. La partita non lo so se è la migliore, perché abbiamo fatto qualche errore di più in certi momenti, però alla fine abbiamo fatto 3 punti, che è importante per arrivare in playoff nella migliore posizione possibile. Ho riscato la battuta, perché due primi set abbiamo spinto abbastanza bene e loro non sono riuscito a fare bene. Poi al terzo set hanno riscato, hanno fatto bene, sono stati bravi, e poi alla fine così 2 punti di là e qua non è facile da fare, ma secondo me l'atteggiamento nostro è quello che è successo bene oggi. Poleto ora una grande squadra, una delle prime in classifica,
Però è così, dobbiamo stare così sempre, manca pochissimo per i playoff e giocando così bene, con atteggiamento così forte, possiamo arrivare bene e fare un playoff abbastanza bene, non so. Non solo io, però tutta la squadra ha fatto molto bene per quanto riguarda la battuta e è così, abbiamo tanti battitori bravi, dobbiamo usare questa arma, diciamo così, e per, non so, fare fatica a loro e poi per quanto riguarda muri di difesa essere un po' più facile di guardare. Ecco, sicuramente a fare la differenza, come ha ricordato anche Russomano, è stata proprio quella fase, muro difesa, che tra l'altro ti vede anche protagonista, visto che le percentuali insomma, lo danno come fondamentale a tuo favore. Ecco, è stata quella secondo te la chiave poi della partita di ieri, oppure anche riuscire a rischiare molto di più in battuta? Sì, va bene, oltre alla battuta sicuramente la difesa, anche voglio fare i complimenti a Leonardo per tutte le difese che ha fatto anche al terzo set nei momenti importantissimi. Ha dimostrato che in questa squadra siamo tutti utili, nessuno è indispensabile. Poi sì, è stato importante difendere nei momenti chiave, sì, sicuramente ho fatto solo un muro, però un muro importante in un momento chiave della partita. Loro avevano un gioco molto spinto, era molto difficile insomma, arrivare a muro, però sono comunque soddisfatto per aver vinto, non importa aver fatto uno, due o dieci muri. Certo, infatti l'importante è riuscire ad ottenere il risultato, cosa che noi ci auguriamo anche per le ragazze del CUS Siena. Io ringrazio Giulia Miserendino per essere stata qua con noi, chiaramente continueremo a parlare anche delle imprese delle giovanissime ragazze nelle prossime settimane, dopo che saprà cosa accadrà a Pisa. Certamente noi l'auspicio è quello che riesca questa squadra ad andare avanti il più possibile. Un po' di spazio alla pubblicità e poi verrà Massimo Cavallini, coach dell'Under 13 Under 14 del CUS Siena maschile. E dopo questa piccola pausa pubblicitaria ci ha raggiunto Massimo Cavallini, coach dell'Under 13 Under 14 del CUS Siena. Buonasera. È rimasto con noi Vincenzo Spadavecchia, visto che ci sono ancora tantissime cose da dire. Ciao. E Lorenzo Agnelli, perché ancora ci sono tantissimi campionati invece da analizzare. Prima però di entrare nel vivo degli altri campionati regionali e provinciali senesi, passiamo ancora a parlare dell'Emma Villa Sesena con intanto le parole di Padura Diaz. Sentiamolo. Sì, noi diciamo che siamo una squadra che è brava a fare tutti i fondamentali. Magari non siamo bravissimi a tirarli fuori sempre, però sappiamo fare tutto. Lo sappiamo che abbiamo una responsabilità con questa città, con questo pubblico, con queste persone, quindi siamo qua per vincere e non sempre viene il fondamentale migliore in gioco, però ogni tanto riesce a compensare con altre cose. Oggi ho visto la squadra carichissima a muro, veramente carica, fantastica. A me stava andando bene l'attacco, non ho murato tanto, però i miei compagni oggi muravano, erano veramente in forma, stavano leggendo benissimo e loro facevano veramente fatica a passare, quindi quando la correlazione muro-difesa va è difficile vincere contro una squadra. Ecco, primo e secondo set veramente senza storia per l'Emma Villa Sesena, nel terzo la Calogna Agnelli hanno iniziato a riprendersi, però insomma siete riusciti comunque a riscattarvi dai punti persi. Sì, diciamo che per prima volta posso anche dire che non è stato un calo nostro il terzo set. Loro sono stati veramente bravi in battuta, Cavuto è andato in battuta, ha tirato delle belle fiammate, quindi sono stati bravi, sappiamo che contro di noi tutti rischiano, poi il terzo set erano sotto 2-0, sapevamo che loro tiravano tutto a tutto fuoco in battuta, però siamo stati lì, non abbiamo perso la testa, non ci siamo disuniti e niente, alla fine siamo riusciti a portare a casa questo set. Una grande prova di squadra, questo sembra scontato dirlo, ma penso per esempio a Battista che insomma sta facendo grandissimi passi da gigante. Sì, a me dispiace per Cessa, magari perché c'ha qualche infortunio, c'ha qualche acciacco e magari non è al top della sua forma, però
come hanno detto tutti e come ha detto sempre il nostro presidente, il nostro staff, tutti quanti, abbiamo fatto una rosa competitiva, ma non competitiva solo che possono giocare 7 persone, competitiva che possono giocare tutti i 13, perché sappiamo tutti quanti che tutti i ragazzi che abbiamo nella squadra sono entrati ora, hanno fatto la differenza, non solo sono entrati a riempire un buco, hanno fatto la differenza e questo si vede. Sono contento per Leo perché è un ragazzo giovane, veramente che si sacrifica tanto in allenamento, quindi ora fa vedere di che pasta è fatto. Diciamo che dopo fare 3 o 4 gare molto bene, la gara scorsa sinceramente ero un po' stanco, non ero lucidissimo e quindi volevo ricattarmi alla grande. Poi ho fatto il mio meglio, quello che riesco a fare, mi sono divertito tantissimo e poi sì, volevo vincere perché avevamo perso da loro 3-0. Giocando anche bene, diciamo che non abbiamo giocato male, quindi magari un risultato un po' bugiardo e ci dovevamo ricattare. Io ho fatto il mio massimo e sono felicissimo per tutte e due le cose, per la prestazione singola e di squadra. Ultima gara ora a Spoleto. Ultima gara a Spoleto, andiamo a 1000. Noi ora in questi 3 giorni ci prepareremo benissimo e andiamo là con la consapevolezza di essere forti e soprattutto di giocare a 1000. Eh sì, Spoleto è veramente alle porte. Intanto chiedo a Vincenzo Spadavecchia le sue impressioni sulla prossima partita, visto che sarà anche l'ultima gara della pool promozione. Sì, l'ultima gara della pool promozione, Castellana è prima, noi siamo secondi, noi pensiamo a vincere, pensiamo a noi, poi vediamo la classifica come viene un po' scambiata, un po' rivoltata. Pensiamo a vincere 3-0, lì a fare 3 punti e basta. Ecco, Spoleto che tra l'altro è un po' una sfida storica con l'Emma Villas e Schiena, che hanno iniziato a scontrarsi già quando era Emma Villas chiusi, quindi sicuramente anche una partita molto sentita dalla società. Invece per quanto riguarda voi, insomma, cosa ve ne pare come squadra, che sicuramente non è da sottovalutare? No, assolutamente, è una squadra molto forte, quando gioca, gioca parecchio, poi giocheranno in casa, giocheranno sicuramente meglio di quando hanno giocato qui a Siena. Noi daremo sempre il massimo, come sempre, anima, testa, cuore, fisico, tutto per vincere la partita. Oggi ci tuffiamo nella nostra trasmissione nel mondo della pallavolo giovanile, visto che prima abbiamo avuto una ragazza giovanissima, classe 2003, invece ora abbiamo l'allenatore di ragazzi giovanissimi, under 13 e under 14 del CUS Siena. Intanto, visto che comunque è terminato il campionato di under 14, ora inizierà quello di under 13 con la formula ormai esistente anche da alcuni anni del 3-3, ecco, un bilancio. Ma un bilancio, se guardiamo i numeri, non buono, però dobbiamo vedere anche l'aspetto che deriva dal fatto che noi è il primo anno che giochiamo sostanzialmente. L'80% dei ragazzi che io alleno sono alla prima esperienza pallavolistica e abbiamo trovato anche giocatori che sono 3-4 anni che giocano ormai e quindi abbiamo fatto molta molta fatica. Però c'è stato un grosso miglioramento, ci sono dei ragazzi interessanti che stanno crescendo, ci sono anche delle vere promesse, ragazzi che se continuano con questo livello di miglioramento daranno delle belle soddisfazioni. Ecco, questo è sicuramente un argomento che ricollega anche il nostro ospite Vincenzo Spadavecchia, perché come ci ha detto lui ha iniziato da pochissimi anni, quindi anche la stessa Siena si sta ritrovando comunque a avere un fermento nel settore maschile, però non è facile, comunque tanti ragazzi iniziano tardi, come poi è stato il caso suo. Sì, è vero, noi abbiamo avuto un grosso aumento del numero di iscritti grazie a loro, sicuramente a Emma Villas che ha portato la grande pallavolo a Siena che mancava ormai da tantissimi anni, grazie anche alle Olimpiadi che comunque ci ha visto protagonisti fino alla finale e quindi i ragazzi si sono avvicinati a questo sport e la cosa che ci fa più piacere però è che dopo un primo avvicinamento non c'è stato nessuno che poi ha fatto un passo indietro, quindi si sono trovati bene, si sono affezionati, fa molto piacere sentire ragazzi che dicono c'è l'allenamento alle 4:30, alle 4 iniziamo a spingere per farci portare in palestra, questo è importante. Eh sì, sicuramente poi ha aiutato anche nella formula del 3-3 che chiaramente questo vuol dire anche avere la possibilità di fare una squadra nonostante dei numeri più piccoli, che magari il CUS Siena non può risentire questo problema, però ci sono tante società che lottano per avere 4 ragazzi in palestra, insomma abbiamo parlato anche prima, ci sono tantissimi casi in cui la giovanile è a secco e poi magari si inizia a parlare di squadre con età più grandi, 17, 16, 18 anni. Esatto, noi è vero, quest'anno non abbiamo un problema, anzi io ho dovuto parlare con i ragazzi per
per decidere chi portare e chi non portare all'under 13, perché per fortuna ho un gruppo di 14 ragazzi e quindi non abbiamo questo tipo di problema. Sfrutteremo l'under 13 per proseguire nel miglioramento per quanto riguarda i fondamentali, soprattutto bagher e palleggio, e per farli stare in campo e giocare, perché come ho detto prima, la cosa che manca principalmente a loro è i minuti di campo. Certo, e come quindi abbiamo detto anche prima, sicuramente a dare grande fermento oltre all'Emma Villa Cesena in generale in Italia è stata l'Olimpiadi, e questo si vede anche nei palazzetti delle grandi realtà, basti pensare a Perugia, Modena, che veramente si stanno riempendo in ogni partita. Quindi visto che siamo entrati in questa ottica di campionati di pallavolo ad altissimo livello, parliamo della Superlega. Eh sì, perché per quanto riguarda la Superlega sono terminati i quarti di finale di playoff scudetto. Già giovedì scorso avevamo annunciato tre delle quattro semifinaliste, cioè la Cucine Lube Civitanova, la Diatec Trentino e la Sirzef di Perugia, che hanno vinto subito le due gare 3-0 contro l'avversario, mentre la quarta semifinalista è andata a gara 3 e quindi l'Azimut Modena in gara 3 ha vinto, ha diciamo stravinto, travolto la Calcedonia Verona per 3-1. Quindi rispettata un po' la classifica di regular season, perché sono le quattro semifinaliste sono esattamente le prime quattro classificate in campionato, e quindi gli incroci che partiranno di semifinale, che partiranno domenica prossima, sabato scusatemi, e domenica prossima, saranno Cucine Lube Civitanova contro Azimut Modena e Diatec Trentino contro la Sirzef di Perugia. Ecco, Superlega che tra l'altro il nostro ospite conosce molto bene, visto che ha avuto anche un'esperienza in questo campionato. Ecco, quest'anno come ti è sembrata? Ne parliamo più spesso, insomma, che la Superlega solitamente è quasi divisa in due campionati separati, ossia le squadre di vertice con le altre squadre. Sì, va bene, quell'esperienza l'anno scorso a Molfetta mi ha formato tantissimo a livello tecnico, confrontandomi con grandi professionisti come Hernandez, come Rezuelo, anche il centrale Candellaro, che ora gioca a Macerata titolare. Insomma, un'esperienza davvero fantastica, perché a livello tecnico mi ha formato tantissimo. Poi ero anche a casa, vicino alla famiglia, vicino ai miei cari, vicino alla mia donna, era tutto più semplice. Quest'anno a Siena mi sono allontanato un po' da casa per giocare titolare, appunto, qui nell'Emma Villa. Se devo dire che finora mi è andata parecchio bene, perché siamo secondi nella promozione. Certo, il salto di qualità c'è stato in tutti i sensi. Abbiamo giocato una Coppa Italia, l'abbiamo vinta, e vedremo per i playoff, che secondo me se ce la mettiamo tutta, essendo sulla carta la squadra più forte, dovremo vincerli. Eh sì, noi ce l'auguriamo, perché chiaramente vorrebbe dire tanto anche per il movimento senese, anche per noi, insomma, anche per noi sotto rete, che insomma avere degli ospiti il prossimo anno del valore di una Superlega sarebbe sicuramente meglio, chiaramente per tutti. E visto che facciamo il nostro ping pong solito con le squadre di altissimo livello, parlando di Superlega e anche di grandi emozioni che ci sono in palazzetto, poi andiamo a passare invece a quelli che sono i campionati regionali, quindi chiaramente non possiamo non toccare la Serie C. Serie C, dove è riuscita a riscattarsi la Virtus Pallavolo, mentre inizia secondo me a farsi sentire qualche assenza di troppo per l'Emma Villa Cesena, forse un Braga in meno inizia a farsi sentire. Eh sì, sembra proprio così, perché purtroppo l'Emma Villa Siena in Serie C sta continuando a perdere, purtroppo infatti anche questa 19esima giornata hanno perso 3-0 contro la Pallavolo Sestese. Mentre, come ha detto Simona, reagisce la Virtus Pallavolo Poggibonsi dopo tante sconfitte consecutive e torna alla vittoria 3-2 in casa contro la BMB Scarperia. Sconfitta per l'Emma Villas, che non cambia la classifica, perché infatti rimangono in terza posizione a 41 punti, però chiaramente la Pallavolo Sestese ne approfitta, perché è quarta e sale a meno 1, e soprattutto si allontanano le due squadre al vertice, cioè Valdarno Insieme e Olimpia Poliri, che sono a 49 punti, quindi a più 8 dell'Emma Villas. Virtus Pallavolo Poggibonsi, che con questa vittoria sale in ottava posizione a 22 punti.
Virtus Pallavolo Poggi Bonzi che invece fa fatica nel campionato di Serie D maschile contro il Colle Volle, che veramente ormai non sta avendo più rivali, insomma l'abbiamo detto più volte, insomma sono veramente ancorati verso la promozione in Serie C. Eh sì, siamo veramente vicini perché veramente hanno vinto tutte le partite di questo campionato e la 17esima giornata hanno vinto anche questo derby 3-1 contro i giovani della Virtus Pallavolo Poggi Bonzi, tra l'altro in trasferta, mentre torna la vittoria in trasferta la Saiuz Samiata 3-0 sul Firenze Volle Bianca e perde 3-0 invece in trasferta il Volle La Bulletta contro il Firenze Ovest. Classifica quindi che vede protagonista assoluto, come abbiamo detto, il Colle Volley, saldamente in prima posizione a 44 punti, la Virtus Pallavolo Poggi Bonzi che comunque è in terza posizione a 31 punti, subito sotto il Saiuz Samiata in quarta posizione a 30 punti e poi un po' più in basso il Volley La Bulletta in nona posizione a 14 punti. E se ci avviciniamo nella fase playoff anche per i campionati regionali, stessa cosa per i campionati nazionali. Infatti anche per l'Emma Villa Sesena è tempo già di pensare ai playoff perché andrà in scena a Spoleto l'ultima gara di pool promozione. Ecco, fin dall'inizio, fin da quest'estate, Toffoli ha sempre detto saranno tre campionati perché avremo campionato, poi pool promozione e poi playoff. Ma i ragazzi sono pronti, sono tutti ragazzi che hanno già alle spalle promozioni, hanno già a spalle una grande carriera, quindi non ci sarà da preoccuparsi. È così? Certo, certo, stiamo lavorando ogni giorno per raggiungere tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati all'inizio campionato, sempre uniti dall'inizio per raggiungere tutti gli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Ecco, facile da dire, però insomma non facile da fare, perché poi comunque c'è da mettere l'emozione, c'è da mettere l'attenzione, sicuramente non per alcuni ragazzi, come vi ho detto te, che insomma ormai sono fatte le spalle in queste occasioni pallavolistiche importanti, invece comunque la vostra squadra ha tanti giocatori comunque giovani, basti pensare a te che hai appena detto che hai iniziato da 5 anni. Sì, accompagnati da tutti gli atleti esperti, diciamo che il talento emerge proprio in questo ambito, quando tutti gli altri sono esperti. Vediamo ieri Leonardo Battista, aiutato da tutti i compagni, ha dato anche il suo contributo, un gran contributo per vincere. Così può succedere anche magari in una finale playoff. Certo. Che ne sappiamo, magari sì. Ecco, se si è notato un miglioramento, si è notato anche in Vincenzo Spadavecchia, perché già dalla prima partita ad ora, insomma, inizia veramente ad alzarsi il livello. Te ne sei accorto anche te, immagino. Sì, rispetto alla prima partita, sicuramente. Facendo un campionato l'anno scorso in panchina in A1, ho perso un po', diciamo, quel ritmo di gioco, il ritmo partita, però partita dopo partita l'ho riacquisito subito e ora sto tranquillo, appunto accompagnato sempre dagli altri compagni che mi sostengono durante la partita, in particolare Padura Diaz che durante il gioco mi dà alcune indicazioni su dove andare a murare, che ha sempre ragione, non so come fa, appunto l'esperienza, lui è un grande campione, cioè, lo ascolto sempre durante la gara e mi dà sempre l'indicazione giusta. E sicuramente quello che poi riuscite a mostrare all'interno del palaestra è sicuramente un grande spettacolo e non possono che non guardarlo i ragazzi che poi fanno lo sport, fanno quello sport, ossia i piccoli atleti che magari vestono anche la maglia del CUS Siena. L'hai già detto, insomma è stato sicuramente fondamentale anche il loro ingresso, però chiaramente insomma il settore maschile a Siena si può veramente dire che si sta ripopolando. Sì, si sta ripopolando e ora un'altra cosa molto importante è che alle spalle dei ragazzi c'è anche una struttura che si sta creando, una collaborazione anche con Emma Villas, si sta creando, si sta rafforzando, stiamo cercando spazi nuovi, stiamo cercando anche staff tecnici, preparatori che possono stare dietro a questi ragazzi e tutto questo, se riusciamo a farlo girare bene, creerà sicuramente ancora più attrattiva per i bambini stessi, insomma. Eh sì, la scelta che poi ha fatto il CUS Siena di diciamo azzerare la prima squadra, cioè il senso di fermarsi e poi di ripartire dal settore giovanile, chiaramente una scelta a lungo termine che però fa ben sperare. Sì, è stata una scelta coraggiosa, però d'altra parte è stata una scelta ponderata, giustamente Raimondo non è l'ultimo arrivato della Volpe, sa quello che fa, tenere una squadra a galleggiare penalizzando il settore giovanile sia in termini di spazi che di possibilità non aveva senso, quindi meglio ripartire da zero, ci vorranno degli anni sicuramente, però come ho detto prima, se questi ragazzi continuano con questa determinazione, questo progresso che stanno facendo piano piano, viene fuori un bel lavoro.
e noi ce l'auguriamo. Non hanno problemi, almeno sui numeri, la femminile, perché comunque insomma la pallavolo femminile, soprattutto nel nostro territorio, ha veramente tantissime iscritte, infatti si vede anche dalla presenza di tantissime squadre nel campionato di Serie D femminile. Esatto, ben 5 le squadre senesi in questo campionato di Serie D femminile. In questa 19ª giornata di questo campionato hanno anticipato il giovedì scorso il derby senese, tra l'altro Menzana Siena e PGS Pietro Larghi, che si sono portate a casa le capoliste per 3-0. Incredibile sorpresa, diciamo, a Poggibonsi, dove la Virtus Pallavolo Poggibonsi perde in casa 3-2 contro il Volley e la Bulletta in quest'altro derby senese, mentre la sorpresa forse più grande della giornata è la vittoria della Terme Antica Querciolaia 3-2 sull'Outback Fiesole. E così, per quanto riguarda la classifica, la Menzana Siena continua ad essere in prima posizione a 47 punti, sempre a più uno dalle due inseguitrici, Sales Volley e Chianti Volley Tavarnelle. La Virtus Pallavolo Poggibonsi con questa sconfitta scende in settima posizione a 30 punti, in decima posizione poi troviamo a 21 punti il Volley e la Bulletta, la PGS Pietro Larghi di Colle dodicesima a 16 punti, e quindi con questa grandissima vittoria la Terme Antica Querciolaia finalmente lascia l'ultima posizione, sale quindi in penultima posizione a 12 punti. Ecco, non posso non farti questa domanda, visto che la Serie D la conosci benissimo come campionato. Ecco, una Serie D comunque fatta di squadre anche importanti non sarà mai come una Serie C. Ecco, comunque stavo visto anche quando allenavi le ragazze della Menzana, che comunque sono riuscite ad avere la meglio facilmente nel campionato di Serie D, poi già è diverso nel campionato di Serie C. Sì, c'è una netta differenza, fra la Serie D e la Serie C, però credo che il livello della Serie D quest'anno sia un buon livello. La Menzana che ho allenato ha una squadra che è fenomenale, hanno fatto una campagna acquisti impressionante, hanno preso due o tre giocatrici che sono fantastiche per la Serie D, ovviamente. Tavarnelle lo conosco perché ho allenato anche lì, sono una bella squadra, quindi si danno battaglia fino in fondo. Sales non la conosco molto bene, però la società è una società importante. Quindi sarà una battaglia fino all'ultima partita, sicuramente. Eh sì, noi rimarremo attaccati poi anche ai risultati per vedere se la Menzana riuscirà a riagguantarsi la Serie C, dove appunto sono retrocesse, chiaramente con anche la speranza di tornare dove erano nella categoria che gli spetta. Io ringrazio Massimo Cavallini per essere stato qua con noi, ringrazio anche Lorenzo Agnelli con il suo punto detratissimo su tutti i campionati. Invece rimaniamo io e Vincenzo Spadavecchia, visto che ci ha portato tre foto, però non voglio svelare niente, quindi a fra poco. Praying your tongue won't slip and maybe clue me in. You're running around on me. You best keep running, honey. Siamo rimasti in due nel nostro spazio Oltre la Rete, dove andiamo a conoscere il nostro Vincenzo Spadavecchia, che già ci ha detto una novità, ossia che già avevamo sentito con Menicali, ossia che ha iniziato da pochissimo. E questo non è strano da vedere nei ragazzi, perché ci sono veramente tanti che riescono poi in pochi anni a sbancare addirittura in Serie A, però insomma è stato il tuo caso. Ma raccontiamo un po' quando ha iniziato. Quindi dicevi nel fuori onda che hai fatto seconda divisione, prima divisione e poi direttamente in alto livello. Certo, tutto è iniziato con un problema mio che ho alla schiena, avevo un dorso curvo un po' troppo accentuato, mi ero stufato di far nuoto, il basket non mi è mai piaciuto, anche se quest'anno guardando un po' la Menzana mi sto appassionando un po'. Ma non cambiare sport però, no, ormai no, rimani assolutamente, assolutamente. E niente, ho intrapreso questa attività, all'inizio non era una passione, per me era un'attività fisica fare giocare a pallavolo, infatti ho iniziato a Giovinazzi in prima divisione con il coach Ruggero Passeri, poi lui a fine campionato vinta la prima divisione, la società purtroppo a livello non ha avuto le possibilità di fare la Serie D, e mi hanno consigliato alla Mater Domini da Vincenzo Fanizza, dove lui ha sempre creduto in me, crede tuttora in me, ci sentiamo spesso, mi fa i complimenti di come sto andando. Ho fatto un anno di B2 con lui, poi ho fatto un anno di B1 vinta, dove lui non allenava, allenava Francesco Castiglia, un altro allenatore, lui non aveva spazio, non aveva tempo perché allenava i giovani, quindi non poteva fare una cosa e l'altra. E vinta la B1 abbiamo fatto la 2 a Castellana, dove il primo anno è andata molto bene, diciamo da assestamento, il secondo ancora meglio, poi
sono passato a Molfetta, dove volevo giocare vicino casa. E, è stato un anno fantastico perché mi sono confrontato con atleti molto più esperti di me. E a livello tecnico sono cresciuto tantissimo. Poi quest'anno, ecco, mi trovo qui a vestire la maglia delle Mavillas. Ecco, una carriera lampo, perché comunque sei riuscita a descriverla veramente in pochissimi minuti, perché comunque è da pochi anni che giochi. Certo. In tutta questa tua carriera, poi anche veloce, che ti ha visto da una B2 a fare poi una promozione, ecco, quando è che ti sei accorto che potevi vivere con la pallavolo? Beh, mi sono accorto anche col sostegno di tutti. Tutti i ragazzi che hanno giocato con me, tutti gli atleti mi hanno sempre detto tu sei forte, tu sei forte, tu sei forte. Inizia a crederci poi. Poi inizia a crederci, certo, poi inizia a vedere anche i risultati. Certo, i risultati, tutto. E poi ovviamente con la situazione che c'è oggi in Italia lavorativa ho intrapreso questa strada. Questa è una fortuna, certo, è stata una fortuna, riuscire a fare la propria passione. Poi sono anche alto, in famiglia mia sono tutti bassi, sono stato anche fortunato in questo, ho intrapreso questa strada, per ora andrò avanti con questa, poi si vedrà. Sicuramente c'è da crearsi un'altra alternativa, perché questo purtroppo è la pallavolo. Non si guadagnano i milioni come nel calcio, però siamo... Un problema che abbiamo toccato tra l'altro anche con Noda Blanco, che ci ha detto un po' i sacrifici anche di far parte di una nazionale, insomma più volte poi sotto rete si è toccato questo argomento. Invece per quanto riguarda la Mater Domini, già la scorsa puntata ne abbiamo parlato con Battista, perché è stato anche lui a dirci che è grazie forse a quel progetto che ha veramente iniziato a credere che la pallavolo sarebbe stata la sua vita. Sicuramente, quando un allenatore crede in te e ti mette in campo, anche quando le qualità per affrontare una 2 non ce le hai, cresci, perché dall'altra parte della rete trovi gli atleti che sono 10 volte più forti di te. All'inizio vedi, madonna, che è sta, cioè, capito? Certo, un po' e così, poi ti adatti, sì, già dalla quinta, sesta partita mi ricordo che già iniziavo a murare, iniziavo a fare gli attacchi come si deve, tutto, quindi così è nato il tutto, ecco. Ecco, proprio questo volevo chiederti, perché chiaramente è facile, però è facile più a dirlo, perché giocare magari contro avversari che magari possono anche scendere da 1-1, parlo di tanti anni fa, magari qualche atleta che prima era abituato a giocare in Superlega in A1 e poi si è ritrovato a giocare in A2, magari avere compagni di squadra sicuramente giovani avvantaggia, però essere comunque accompagnato da ragazzi con più esperienza, certo non devi essere bravo, perché comunque devi riuscire anche a capire che sei in fase di crescita nonostante inizi già a avere 20 anni. Certo, sicuramente. Perché non è facile. Certo, non è facile. Poi ovviamente stando, come hai detto tu, un atleta che scende dalla 1 alla 2 ti consiglia tantissimo. Io per esempio quest'anno ho avuto Patriarca, che lui è sceso in A2 appunto per vincere tutto, e lui mi dà tanti consigli. Quindi cresco anche grazie appunto a questi atleti che scendono, infatti ringrazio Stefano Patriarca per tutto il supporto che mi dà anche lui in allenamenti, anche a livello mentale, di grinta e supporto tecnico soprattutto. E questa è la cosa più importante, perché quando si riesce a trovare anche un gruppo affiatato con magari anche giocatori che riesce ad avere una sintonia anche fuori dal campo, credo sia la cosa più importante. E visto che da atleta modello, anzi da pallavolista modello, ci ha portato ben 3 foto da atleta, noi andiamo subito a scoprirle. Intanto guardiamo la prima foto. Maglia dell'Emma Villas, immagino. Certo, foto... maglia bianca dell'Emma Villas, la mia preferita. Ecco, perché hai scelto questa foto? Perché chiaramente stai giocando all'Emma Villas. Sì, in questa foto diciamo che esprime tutto il mio carattere, tutta la mia grinta, tutta la mia determinazione in questa foto. La vittoria in casa contro Castellana, che poi ci ha fatto passare primi in classifica. Bravo il fotografo, ringrazio il mio amico Paolo Lazzeroni per questa bellissima foto. È vero, foto. Riesce sempre a rubare, a cogliere l'attimo. Sì, un grande, veramente. Invece, seconda foto, questa un po' più recente, un po' più del passato. Vediamola. Un po' di suspense, almeno così lasciamo anche un po' i nostri telespettatori immaginarsi che foto sarà. Ecco, con una maglia importante. Certo, la maglia della nazionale. Grande. Ecco, che ricordi hai di quegli anni lì, insomma, di quel periodo tantissimi, lì? Tantissimi ricordi. Era giugno 2014 a Cavalese con la nazionale B. Era la fine di una seduta di allenamento. Devo dire che è stata un'esperienza veramente bellissima. Come ogni atleta, la nazionale penso che sia un punto di arrivo. Ecco, proprio rispetto a questo.
questo voglio, sicuramente Spada Vecchia è un po' un messaggio di speranza a tutti i nostri anche telespettatori che magari si stanno ritrovando ad allenarsi in una prima divisione, magari anche a 16-17 anni, e poi potrebbero fare come ha fatto il nostro Spada Vecchia e dopo pochissimi anni ritrovarsi con la maglia della nazionale. Certo, se sei giovane e giochi nella prima divisione non smetterci mai di credere, se giochi, se poi sei grande e giochi nella prima divisione purtroppo è un'altra cosa, sì. Esatto, sì, è un'altra cosa, però chiaramente insomma ci sono tantissime squadre che puntano sul settore giovanile, insomma abbiamo visto anche poi dal CUS Siena, e chiaramente fare pallavolo fin da piccoli aiuta, però non è tutto, soprattutto nel settore maschile, come insomma vediamo, insomma lo stesso Menicali ha iniziato tardi, te ha iniziato tardi, ma poi ci sono tantissimi ragazzi che hanno iniziato tardi e in pochi anni ci si dà da fare e poi in pochi certo. anni si riesce anche a raggiungere importanti obiettivi. Guardiamo la terza foto invece. Ecco, questa la conosciamo tutti come foto. Che emozione è stata? Ma, brividi, veramente brividi. Anche guardando adesso mi vengono i brividi, perché se ho quella coppa in mano vuol dire che qualcosa finora l'ho fatta di buono. Eh sì, anche perché poi insomma da protagonista, l'ha detto te, lo scorso certo. anno comunque ti sei fatto un'esperienza importante, però comunque i protagonisti erano altri, ora invece Spada Vecchia è nel roster, è dentro. Giocare in quel palazzetto davanti a così tanta gente è stata un'esperienza per me nuovissima. Beh, veramente sono davvero orgoglioso di giocare qui alle Lema Villas, perché grazie alle Lema Villas che ho in mano quella coppa, perché secondo me se avessi giocato in un'altra squadra quest'anno non sarebbe quella foto non sarebbe lì su quello schermo, ecco. Certo, perché comunque l'hai detto anche prima con l'esempio della Mater Domini, quando c'è comunque qualcuno che crede molto in te, che comunque ti fa affrontare anche dei campionati, però con degli obiettivi, che forse è proprio quello che dà lo stimolo, no? Perché comunque sapere che l'obiettivo dell'Emma Villa Siena non l'ha mai nascosto, è quello di arrivare in Superlega, comunque gasa, possiamo dirlo. Certo, l'altro obiettivo è sicuramente quello, e ci gasa ancora di più, perché conquistare la Superlega penso sia una cosa non comune, ecco, non da tutti. No, anche perché comunque ancora la strada è lunga, infatti iniziamo subito a pensare alla Superlega, insomma comunque all'obiettivo promozione dai playoff, perché poi i playoff quello sono riuscire ad avere la meglio, però intanto c'è anche l'ultima partita di pool promozione, abbiamo già detto, Spoleto, squadra comunque ostica, chiaramente un palazzetto caldo come quelli appunto che poi vedono anche la storia, perché tanti anni a giocare contro, e questo sicuramente vuol dire qualcosa. Cosa ti aspetti in ultima battuta e poi diamo spazio al palinsesto di Sena TV? Sicuramente di vincere la partita, perché ce lo meritiamo dopo tutti i sacrifici che si fanno, dopo tutte le difficoltà che stiamo affrontando, tutta la pressione, perché abbiamo pressioni, perché siamo la squadra che dobbiamo vincere tutto, ci chiamavano la corazzata e quindi dobbiamo dimostrarlo, quindi c'è da vincere per forza. Eh sì, e noi ce l'auguriamo, ricordiamo collegamenti live, ci saremo anche noi insomma per raccontarvi la partita, invece per quanto riguarda Sottorete l'appuntamento è come sempre ogni giovedì alle 18.45. Un saluto. Sottorete, tutto il volley di Siena e provincia dalla Serie A2 alle altre categorie. Interviste, ospiti e approfondimenti.